Grazie. Grazie mille per la presentazione. Allora, condividiamo. Bella la presentazione. Si vede a schermo interno. Buongiorno a tutti, io sono Irene Ventura e con il mio collega Donato Politano oggi vi andiamo a presentare il nostro progetto di startup innovativa. L'ombricompostiera è la nostra idea di compostiera di comunità, pensata sia per ottimizzare il processo di compostaggio che avviene in natura, sia per andare a sensibilizzare e avvicinare il cittadino alle tematiche di compostaggio e di sostenibilità ambientale. Questo attraverso il design moderno della nostra macchina, che ricorda appunto la forma di un lombrico che in natura attua un processo molto simile a quello che avviene all'interno della nostra macchina. Ma andiamo a vedere un po' più nel dettaglio cosa intendiamo con compostaggio. Allora, il compostaggio è la trasformazione del rifiuto organico in un prodotto ammendante per il suolo, cioè il compost. Questa trasformazione è un processo biossidativo. Biossidativo cosa significa? Significa che la decomposizione e la stabilizzazione della sostanza organica vengono fatte per mezzo di microrganismi, quindi batteri o lieviti, in presenza di ossigeno. Questa reazione sviluppa calore e infatti si possono raggiungere anche temperature molto alte che vanno a sterilizzare appunto il prodotto finale. Altri parametri da tenere sotto controllo durante questo processo sono l'umidità e il pH. I vantaggi di questo tipo di fermentazione aerobica sono che non vengono prodotti cattivi odori e appunto grazie alla sterilizzazione non si hanno patogeni nel prodotto finito. Il prodotto è il compost. Il compost è un appunto, prodotto ricco in materiale organico stabile che non presenta patogeni né semi di piante infestanti e che ha qualità ammendanti e fitonutritive. Infatti, se questo viene unito al suolo, ne migliora le caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche. A seconda del tipo di matrice con cui viene prodotto compost, si avrà un compost diverso. Il decreto ministeriale 266 del 2016 regolamenta il tipo di matrice che si può utilizzare per produrre compost. Le due matrici principali che possono essere usate sono quelli che derivano da scarti alimentari, sia del privato cittadino che dal pubblico o da aziende agroindustriali, sia gli scarti degli sfalci e delle potature che derivano appunto dalla gestione del verde, sia pubblico che privato. A seconda della metodologia con cui viene prodotto il compost, possono essere immessi, usati come matrici, anche materiali biodegradabili, come per esempio quelli utilizzati per produrre, bicchieri di carta o piatti o fazzoletti usa e getta, oppure scarti di animali come carne o pesce. Ma perché usare il compost? Quali sono i vantaggi del compost? Innanzitutto abbiamo dei vantaggi dal punto di vista ambientale, poiché produrre compost abbassa le emissioni di CO2 e di gas serra in atmosfera. Inoltre l'utilizzo del compost aiuta contro la desertificazione, poiché apporta sostanza organica al terreno e inoltre contribuisce ad aumentare la consapevolezza del senso civico del cittadino. Vantaggi economici sono riferiti principalmente all'abbassamento delle tasse sui rifiuti e l'abbattimento dei costi di trasporto, mentre abbiamo anche vantaggi economici, poiché appunto utilizzare compost aumenta le rese produttive, permette di abbattere i costi sull'acquisto dei fertilizzanti e permette all'azienda, per esempio, di entrare all'interno di un modello di business basato sull'economia circolare.
In Italia il rifiuto organico viene gestito in due modi principali, il compostaggio industriale e il compostaggio domestico. Per quanto riguarda il compostaggio industriale, ha degli svantaggi che riguardano gli ingenti costi sia di gestione che di trasporto verso le centrali industriali e l'impiego e la necessità di ampi spazi e manodopera per la gestione dei cumuli. Per evitare appunto di avere onerosi costi appunto nella gestione porta a porta, i comuni o i privati cittadini si affidano al compostaggio domestico. Il compostaggio domestico viene fatto attraverso l'acquisto di compostiere domestiche, che però hanno tra gli svantaggi il fatto di non poter essere utilizzate da chiunque, poiché appunto necessita di un'area verde all'esterno dove posizionarla, e inoltre il compost che viene prodotto dopo delle tempistiche relativamente lunghe, che possono arrivare anche fino a un anno, non è di alta qualità e non è assicurato da un punto di vista sanitario, poiché appunto i parametri di cui abbiamo parlato prima non sono controllati. Un'altra pratica di gestione degli sfalci e delle potature, soprattutto nelle aree rurali, sono gli abbruciamenti, che però hanno delle... possono essere un problema dal punto di vista ambientale per il rischio incendi. Noi, la nostra idea di business si inserisce in un settore che è a metà tra il compostaggio domestico e quello industriale, che è il compostaggio di comunità. Il compostaggio di comunità viene effettuato da più utenze allo stesso tempo, che conferiscono il rifiuto organico in una compostiera elettromeccanica. Questo tipo di metodologia di gestione del rifiuto umido permette di creare un modello decentralizzato rispetto alla gestione in grandi centri industriali di compostaggio e sviluppando appunto una rete che si sviluppa su tutto il territorio, una rete policentrica che si sviluppa su tutto il territorio, andando a raggiungere anche quelle comunità più isolate dai grandi centri industriali. E questo perché le compostiere di comunità devono essere permesse, per legge, messe entro il chilometro di distanza dall'utenza che conferisce il rifiuto. Inoltre permette sia ai pubblici che ai privati di diventare autosufficienti, perché non viene più comprato, non vengono più comprati fertilizzanti, e questo permette di accedere a incentivi quali per esempio PSR o Agricoltura 4.0. Un ruolo fondamentale che ha il compostaggio di comunità è anche quello di andare a responsabilizzare il cittadino nella gestione del proprio rifiuto umido, rendendolo consapevole sia della quantità che della qualità del rifiuto prodotto. Lascio la parola ora al mio collega che vi andrà a illustrare il nostro prodotto. Infatti la nostra idea di business, quindi la Lombricompostiera, si vuole collocare nel settore del compostaggio di comunità. Per come abbiamo pensato di costruire e realizzare la nostra macchina, innanzitutto è ispezionabile ed educativa, in quanto è il vetro a dare questa funzione alla macchina. Il corten, l'acciaio corten, l'altro materiale che la riveste, rende la macchina biomimetica e quindi completamente integrabile sia in contesti urbani che rurali, e quindi per il cliente che l'acquista può diventare un valore aggiunto, in quanto la nostra macchina non si limita solo a produrre compost, ma vuole appunto essere un'attrazione turistica e sensibilizzare i cittadini all'importanza del riciclaggio e dell'economia circolare. La nostra macchina è sostenibile a chilometro zero, in quanto svincola i comuni o le aziende dai onerosi costi di smaltimento dei rifiuti, come può essere la raccolta porta a porta o il trasporto in grandi centri di compostaggio industriale. Ha un processo molto efficiente, in quanto la movimentazione dei materiali avviene per gravità all'interno della macchina, e quindi c'è un buon risparmio di energia elettrica da immettere dall'esterno. La nostra macchina è completamente automatizzata e controllabile da remoto, in quanto c'è un software che va a controllare i parametri quali il pH, l'umidità di cui parlava prima Irene,
Nel momento in cui c'è un discostamento da questi parametri, attiva il software che riporta il compost alle condizioni operative migliori. La nostra macchina è completamente personalizzabile al cliente. Infatti, dalla nostra indagine di mercato abbiamo trovato come clienti target innanzitutto le aziende agricole, selezionate su un fatturato annuo di circa di 100.000, superiore a 100.000 euro per giustificare l'acquisto della macchina. Il costo d'acquisto della macchina sono circa il 40% delle aziende italiane. Più di 650 piccoli comuni collocate in zona montano-collinare e quindi distanti dai centri di compostaggio industriale e quindi potrebbe essere una soluzione per ridurre di molto i loro costi della raccolta differenziata sia porta a porta ma anche i costi di trasporto e infine più di 3.500 mense distribuite su tutto il territorio italiano che sono un continuo rifornimento di rifiuti umidi. In questa tabella abbiamo voluto riportare le nostre differenze con i competitor attualmente presenti sul mercato. Infatti queste sono alcune sono le compostiere prodotte da alcune di queste aziende. Noi ci vogliamo differenziare per l'uso didattico della nostra macchina, ricordando infatti il vetro e il corten e quindi l'ispezionabilità della macchina e la biomimesi e quindi l'integrazione completa in contesti urbani e naturali. Il nostro modello di business si basa sulla commercializzazione diretta e sui servizi prevendita fino ad arrivare ai servizi post collaudo della macchina, passando per una produzione just in time che ci permette di avere bassi costi fissi durante la nostra attività aziendale e saremo sempre noi a scegliere e selezionare i migliori materiali e fornitori per adattare la macchina alle esigenze del cliente. Per avviare la nostra idea di business abbiamo bisogno però di fondi. Per farlo, per reperire questi fondi abbiamo pensato di avvalerci di strategie come crowdfunding, supporto da business angel e partecipazione a bandi di finanziamento sia pubblici che privati. Per avviare la nostra attività di impresa abbiamo bisogno di un fabbisogno finanziario iniziale di circa 100.000 euro che verrà destinato nella sua maggior parte alla prototipazione e ricerca della macchina, in quanto è nostra idea accreditarci come spin-off dell'Università di Pisa. Dall'analisi del conto economico si evince che raggiungeremo il break-even point alla vendita della seconda compostiera e quindi già durante il primo anno di attività, in quanto abbiamo stimato come volume ideale di vendita 4 compostiere al prezzo di 75.000 euro ciascuna. Questa è un po' la nostra storia. Siamo un progetto relativamente giovane, siamo nati circa intorno a novembre 2020. L'anno scorso abbiamo partecipato al Contamination Lab dell'Università di Pisa, classificandoci al primo posto. In ottobre abbiamo iniziato a far conoscere il nostro progetto, avendo l'occasione, la possibilità di poter esporre il nostro progetto durante i 3 giorni della Maker Faire Rome. Siamo candidati al premio Non Sprecare e sempre pochi giorni fa abbiamo partecipato alla fase finale dell'edizione 2021 della Startup Toscana. I nostri obiettivi futuri innanzitutto sono brevettare la macchina e prototiparla e quindi passando per la ricerca universitaria e l'accreditamento come spin-off. Per fare questo abbiamo esteso il nostro team a un gruppo di collaboratori esterno formato per lo più da ingegneri. Questo, qui ci siamo noi, io e il mio team alla Maker Faire Roma, al nostro stand. Ci sono io, Donato Politano, le dottoresse Irene Ventura e Ludovica Bigozzi, il dottor Roberto Ceccaroni, il nostro docente accompagnatore che ci sta guidando e seguendo in questo percorso, il dottor Marco Landi. Se volete contattarci, scriveteci sulle nostre pagine social. Colgo l'occasione per ringraziarvi dell'attenzione. Avete delle domande? Noi abbiamo finito. Al momento non sono ancora presenti domande.
magari lasciamo ancora qualche minuto agli spettatori se vogliono fare domande. Claudia Musi ha alzato la mano per fare una domanda, la prego di utilizzare il form di domande e risposte. Ecco, dovrebbe essere arrivata la prima domanda, che vi leggo direttamente. Che differenza tra umido con o senza proteine animali? La prima differenza, soprattutto dal punto di vista igienico-sanitario, in quanto sappiamo che con rifiuto, diciamo, di organico di origine animale, senza un processo ad alta temperatura e quindi una fase di sterilizzazione del compost, rischiamo di produrre un buon prodotto, magari di elevata qualità, però che non è sicuro, e quindi andiamo a immettere all'interno del terreno diciamo un materiale che potrebbe andare ad essere dannoso per le piante e di conseguenza dannoso anche per l'uomo, e quindi, non lo so, immaginando immaginando quindi un compost poco sicuro dal punto di vista igienico, poi questo si ripercuote anche sulla produzione di quel campo, che può essere un frutto o un ortaggio. Poi, se posso aggiungere anche un'altra cosa, che il processo, diciamo, gli scarti di origine animale, se non vengono fatti in una compostiera, per esempio elettromeccanica, o all'interno di un impianto di compostaggio, possono attirare per esempio animali, oppure sviluppare ancora più cattivi odori, ecco. Spero siamo stati chiari. Allora, non so, Claudia, se ho capito la domanda. Diciamo, non ci sono problemi se la matrice che viene messa all'interno di una compostiera elettromeccanica è di origine animale, perché può sostenere questo tipo di processo, una compostiera elettromeccanica. Quindi non ci sono problemi nell'immettere, per esempio, ossa, carne, oppure residui, appunto, di pesce. Comunque, anche nella fase di prototipazione, nostra idea è quella di studiare soprattutto il compost finito, quindi il materiale che esce dalla macchina, farci delle analisi e capire, appunto, se riusciremo a poter compostare tutto. Molto probabilmente, con le condizioni operative della macchina, non dovrebbe essere un problema. In linea teorica, come diceva Irene prima, il compostaggio di residui di origine animale si potrebbe fare già ora, anche a livello domestico, in delle compostiere anche fai da te. Il problema principale dell'origine animale è che producono maggiori cattivi odori e sono un'attrazione per animali, quindi che potrebbero andare poi a, diciamo, a distruggere il nostro cumulo. Mentre facendoli in macchina, trovando anche dei sistemi per eliminare i cattivi odori, quindi consentire alla macchina di poter stare in un posto, diciamo, in un ambiente un po' più urbano, non dovrebbe essere un problema, appunto, l'utilizzo di tutti i rifiuti umidi. Sì, è una compostiera elettromeccanica che ha, appunto, come dicevo prima, anche un software che la rende gestibile da remoto, sia per il cliente che l'acquista, ma anche per noi, diciamo, azienda che la vendiamo, in quanto avremo poi un software dove controlliamo a distanza tutte le macchine che vendiamo e che mettiamo sul mercato, per andare ad evitare dei problemi di funzionamento, in quanto noi nella fase di prototipazione andiamo a studiare anche questi aspetti per essere pronti ad aiutare il cliente in caso di necessità e di problemi durante il processo.
Sì, certo, stiamo pensando all'assistenza. Nostra idea quando andiamo a vendere la macchina, che sia un'azienda o un ente pubblico ad acquistare la macchina, saremo noi innanzitutto ad assistere alla fase di montaggio in loco, quindi poi andare a fare il primo collaudo della macchina, ma vorremmo anche andare a fare una formazione che sia appunto o ai cittadini, nel caso sia in comune, o all'azienda, dove spieghiamo tutto il funzionamento della macchina, diciamo quali sono le skill per utilizzarla al meglio, in base alla nostra esperienza di prototipazione. Sì, si rende autonomo, sì, un piccolo comune si rende autonomo nella gestione. Infatti, come dicevo prima, i comuni selezionati sono quelli più piccoli e più lontani dalle pianure, perché ci siamo accorti che i centri industriali di compostaggio sono quasi per lo più in pianure, distribuiti in tutta Italia. È un altro dettaglio che ci ha fatto anche virare la nostra attenzione sui piccoli comuni, è che al sud Italia purtroppo attualmente mancano dei grandi centri di compostaggio industriale, quindi i comuni adottano molte soluzioni alternative. Magari vogliono fare la differenziata, però ad oggi l'unico modo di gestione che hanno è fare delle enormi buche dove far smaltire il rifiuto organico, però è risaputo che lasciandolo fermentare in grandi buche questo ha un enorme impatto sull'atmosfera. E quindi vogliamo andare incontro anche all'ambiente, ma anche ai comuni. Innanzitutto, sicuramente il comune entra in un'ottica di economia circolare, però ridà un prodotto che anche ai suoi cittadini riesce anche a far risparmiare qualcosa ai cittadini, anche perché oggi con le nuove leggi sono i comuni stessi a essere incentivati sia dalle regioni che dallo Stato con dei bandi pubblici all'acquisto di queste macchine. Sì, la nostra macchina, come tutti i processi fermentativi, tutti producono la CO2, solamente che non viene direttamente emessa all'interno dell'atmosfera, ma viene, diciamo, in un certo senso immobilizzata. Cerchiamo di metterne meno, viene filtrata e cerchiamo di mettere aria più pulita possibile all'esterno, in modo tale da diminuire l'impatto dei gas serra. Prego, grazie a lei. Ok, se non ci sono altre domande, Io ok, non dici. ne vedo altre. No, infatti mi sembra di no. E ringrazio tutti per la partecipazione, ringrazio soprattutto voi per averci raccontato il vostro progetto. Grazie a voi E per lo spazio che ci avete grazie. dedicato. Grazie a voi sia per A oggi, ancora presto. una volta grazie per averci fatto Al partecipare al programma. gazzometro, Grazie mille. certamente. Grazie, arrivederci a Grazie, tutti. buona giornata. Arrivederci.